Buongiorno a tutti e bentornati a Fuori Menù. Oggi una nuova ricetta ispirata sempre ad una canzone vincitrice di Sanremo e la rubrica è la tradizione italiana. E quindi ovviamente è un piatto che tutti voi conoscete, la tradizione campana, sto parlando della mozzarella in carrozza che io ho soprannominato Fai Rumore come la canzone vincitrice del 2020, se non mi sbaglio, di Diodato. Allora, anzi no, era del 2021 o del 2020, non lo so, me lo direte voi. Partiamo con la lista appunto degli ingredienti, la leggiamo insieme e quindi per effettuare questa ricetta vi servirà mozzarella di bufala, pan carré, uova, pan grattato, farina, olio per friggere e sale. La mozzarella la dovete già tagliare, dopodiché tagliamo, anzi lo faccio qui, le fette di pane a triangolo, levando i bordi. Ogni fetta equivale a una fetta di mozzarella, già questo almeno così lo sapete. Così, quindi in base a quanto è grande la vostra mozzarella e quante fette ne riuscite a ricavare, vi serviranno le fette di pane. Ovviamente non c'è bisogno di dirvi che io ho già messo a scaldare l'olio. Anche se questa ricetta richiede che una volta formato il nostro tramezzino debba riposare 30 minuti in frigo, io quel passaggio lo ometto. Sbaglierò probabilmente, ma questi sono tempi. E per la cucina del risparmio, mi raccomando, non buttate le croste perché serviranno per fare un meraviglioso pan grattato. Allora, vediamo un attimo. Prendiamo della carta assorbente perché la nostra mozzarella andrà anche ben asciugata. Pressate bene. Allora, facciamo così. Prendiamo le fette di pane, mettiamo all'interno la mozzarella, chiudiamo. Poi, allora questi me li sistemo qua. Questa, se mi dovesse servire, di qua. Levate un po' di bordini di mozzarella se fuoriesce.
Prima le andiamo ad infarinare. Facciamo una leggera pressione, tipo effetto mattarello. Poi rompiamo le uova, mi appoggio un secondo qui. Forchetta. Battiamo le uova. Perfetto. Andiamo a salare. Il nostro uovo. E ora vi faccio vedere. Immergiamo nell'uovo. I lati. Bene, bene. Questo è rotto, fa nulla. E poi nel pangrattato. Vabbè, questo si è rotto, amen. Ah, che bello. Ora lo appoggiamo qui e continuiamo con il prossimo. Fetta di mozzarella. Chiudiamo. Infariniamo. Poi lo mettiamo nell'uovo. Mi raccomando, bene tutti i lati. E poi nel pangrattato. Continuiamo. Fetta di mozzarella. Chiudiamo. Pressiamo leggermente. Poi, farina. Ok.
Uovo. E poi nel pan grattato. Ultima, cioè le mie dita bellissime. Allora. Tagliamo leggermente dove fuori esce la mozzarella. Facciamo una piccola pressione, poi farina, uovo. No, non ti spezzare. E ora, pan grattato. Ok, ora mi lavo le mani. Controlliamo se effettivamente è pronto l'olio e vi svelo anche un trucchetto che prima o poi anch'io andrò a utilizzare per la frittura. Che ho detto lo devo provare solo se ovviamente compro questo ingrediente. Ok. Allora, aumentiamo ovviamente i gradi qui. Il segreto che ho scoperto è di utilizzare un padellino o una padella, mettere una carta da forno adatta. Tagliatela proprio a raso bordo con la vostra padella o pentolino e mettete l'olio, iniziate a scaldarlo e metteteci una fettina se il padellino è piccolo così, o magari se la padella è più grande ovviamente potete mettere più fette di mela e questo processo aiuterà a non far puzzare la vostra casa di fritto e sicuramente poi avrete anche un'idea di quello che è la temperatura adatta, perché quando poi sfrigoleranno le vostre fettine di mela, vuol dire che l'olio è. Allora,
Abbiamo giusto qualche secondo ancora. Continua ad aumentare. E per la vostra gioia, nel frattempo, canterò la canzone di Diodato. Anzi, voglio anche cercare questa cosa. La cerchiamo con voi in diretta quando ha vinto la canzone. Allora, la canzone Fai rumore di Diodato ha vinto nel 2020, infatti avevo detto bene a inizio puntata. Allora, nel frattempo cantiamo. Allora, fai rumore qui. E non lo so se mi fai bene, se il tuo rumore mi conviene, ma fai rumore, sì, che non lo posso sopportare, questo silenzio innaturale tra me e te. Basta. Grazie a tutti, adesso continuiamo con la ricetta. Anche perché cantare Diodato non è che sia tanto facile, eh? Allora, facciamo una prova piccolina con... Anzi, anche col pane, benissimo. Poi ci muniamo di piumarola. Qualche istante e ci siamo. Io già mi faccio un po' di spazio perché dovrò prendere poi la carta assorbente per appoggiare man mano che friggo questo qui e anche un piatto. Così. Allora. Perfetto, questa è poi alla fine era in più perché questa fettina era troppo piccolina. Oh, sentite come canta il nostro olio e quindi siamo pronti per immergere. Mi sono dimenticata di dirlo. Quando arriviamo a questo step della ricetta, dovreste metterlo in frigo, farlo riposare 30 minuti e poi friggerlo. Qui è tutto bello live. Ti piace questo? Il bello è questo. Oh, ok, perfetto. Ci siamo. Immergo il primo che ho fatto, che era quello questo. Tra parentesi, è la mia primissima volta nel mangiare, assaggiare la mozzarella in carrozza. E chi si dice, chi fa da sé fa per tre. E infatti tutte le cose piano piano le sto iniziando a mangiare solo perché le cucino io. Allora, vediamo così. Ovviamente io non so se sto facendo bene perché doveva riposare 30 minuti, eh? Lo scopriremo adesso. Batte leggermente. E nel frattempo vi canto un pezzettino extra, dai. Buona. Ok, parte finale. Vediamo perché bisogna la mia povera uvola.
Allora, va a fare umore, sì, che non lo posso sopportare. Questo silenzio è innaturale e non ne voglio fare a meno oramai di quel bellissimo rumore che fai. Basta. Finito. Tanto per riempire il vuoto di questo momento. Grazie. Allora dobbiamo girare piano piano. No, vabbè, sta avvenendo una cosa pazzesca. Sono troppo excited. Love it. Poi voi campani che mi seguite mi direte se ho fatto bene a fine puntata, tanto voi sapete che io leggo tutto quello che scrivete su Twitter o X, come lo volete chiamare. Manca poco poco poco. Accendo anche la ventola. Qualche secondo e poi partiamo con secondo, chiamiamolo tramezzino, dai, non vi offendete. Ok, via con il primo, ora il secondo. Fa un profumo che c'è qua. Prendo già il piatto per l'impiattamento. Tanto nel frattempo vanno comunque particolare, diciamo così, sulla carta assorbente per l'olio in eccesso. Che cosa sto facendo? Una cosa pazzesca. Che poi lo so che potrà sembrare strano che io non abbia mai mangiato mozzarella in carrozza, ma ecco. Tra le altre cose, penso che la prima volta, tra le altre cose, che ho assaggiato la classica montanarina. Risale a tipo 15 anni fa e me la fecero tipo enorme, bellissima. La prima forse goduria da bambina nel mangiare una cosa che tutti mangiavano, in virtù della glutine. E ancora me la ricordo, cioè, per quanto penso di non averne mai mangiata più buona al di sopra di quello che avevo mangiato quando ero piccola, non sono più riuscita a mangiare lo stesso sapore, tutto, che un giorno ve la farò in diretta, vedrò. Cercherò di replicarla. Allora, questi sono gli ingredienti per fare il mio fai rumore.
E quindi mozzarella di bufala, pan carré, in questo caso senza glutine, delle uova, pan grattato, farina, olio per friggere e sale ovviamente che va proprio messo assai, come si dice in Campania, perché il fritto deve essere bello salato. Allora, ecco qui la mia mozzarella in carrozza e assaggiamo. Sono molto molto curiosa di sapere. Vabbè, ma facciamo con le mani, dai. Mi appoggio. Allora, intanto. Ora è meno yay perché devo assaggiare. Ed è ancora fumante. Ma che buono! Sai, non l'avevo mai mangiato, ma è una roba pazzesca. No, è stratosferico. Non ho parole. Allora, mi raccomando, Replicatelo, fatemi sapere, io vi riposto e continuo a mangiare che ho fame. Grazie per avermi seguito come sempre. Ci vediamo domani per l'ultima puntata di questa settimana Sanremese. Un bacio e buon pranzo a tutti!